La ragione di questa mostra è intanto il grande amore per il cinema in generale, fin da ragazzo, fin da bambino. È una storia lunga la mia legata a questo, a quest'arte. Poi Fellini, parlo Fellini nella prima parte, qui in questa mostra io mi sono interessato di tre film suoi, I Vitelloni, La Dolce Vita e Amarcord principalmente, e La Strada, 4, perché di quel periodo mi riporta anche alla mia infanzia, il modo di vivere dentro le famiglie, mi ricorda, era un qualcosa che io condividevo pienamente, mi ritrovavo in quei film, mi pareva di esserci me dentro. Allora, col passare degli anni, capita il centenario della nascita, perché non fa una mostra su Fellini? E così è stato, prendendo varie occasioni, varie immagini dalla Cineteca Nazionale e poi anche usando il materiale mio che nell'arco della vita io sono sostanzialmente, a parte ho fatto anche un po' di video per alcuni anni, ma sostanzialmente la vita è del fotografo, io ho fotografato scene di felliniane man mano che mi è capitato di inventarmi qualche cosa, mi sono rifatto a dei film, appunto La Strada oppure la Voce della Luna, insomma mi è capitato di usare la macchina fotografica per fare delle scene che hanno a che fare con la vita, con il cinema di Fellini. Io non ho voluto fare come in altri casi hanno fatto, come è capitato di vedere altre mostre, si appendono i manifesti, le vecchie immagini del cartellone, sì, e quelle lì sono più o meno, uno va e rivede quella scena, però non ci ha messo niente dentro di suo, va a vedere roba già che esiste. Io ho voluto fare qualche cosa che era diversa, cioè ho voluto combinare certe mie idee, certe mie sensazioni con il film di allora, cioè riportandolo qui in vita quasi e mischiandolo a personaggi a tutti che vivono in questo paese e che si incrociano con appunto che si incrociano con queste vicende cinematografiche. Allora ho preso queste immagini, poi ho fatto diverse fotografie a personaggi di Casole, personaggi che io ho immaginato felliniani, per come sono, come questi due signori qui ed altri, che alla fine avrebbero potuto, anche Fellini avrebbe gradito la sua compagnia. E allora ho riportato una specie di dialogo tra la vita di oggi, tra queste persone lì e il cinema e certi film di allora. Questo mi ha stimolato parecchio, perché c'era in questa maniera da dire qualcosa, non da prendere solo vecchie immagini e esporle, organizzare la mostra. C'era da inserirsi in qualcosa che io sento essere attivo, anche se si tratta di certamente di manifesti e anche di fotografie di Fellini, ma comunque è un rapporto se per me più vivo che stare lì a vedere una mostra che hanno fatto di immagini fatte da lui o da altri. Questo ha fatto sì che ho tirato un ballo tanta gente di questo paese e in questo momento tutti guardano
queste fotografie ci si rivedano e c'è una sensazione di partecipazione, cioè riporta una vitalità, quel film ritorna a essere vivo tra la gente. Inoltre l'idea di fare quelle ruote fuori esposte nella piazza deriva dal fatto che, secondo me, per Fellini la vita era una giostra, un giocarellone come era, e poi, insomma, questo mondo che gira, ho ricreato quelle ruote lì e ci ho attaccato fotografie di lui e di persone che oggi vivono in questo posto, e sia che il vento la faccia girare, sia che qualcuno va lì, la spinge, quella rosa gira, quelle rose girano, ed è una sensazione che ieri si confonde all'oggi e via, insomma, e rende tutto gradevole, la gente le guarda, sono contenti, e questo è stato anche la ragione che ha spinto il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, questa idea, questo modo di concepire questa mostra, a chiederne di essere partner della mostra, e poi con la promessa che verrà portata a Roma, esposta, e forse anche in altri luoghi, perché è di per sé diversa da tutte quelle che sono le altre mostre, perché intanto è il centenario della nascita di Fellini. Questo è un elemento forte che ha scatenato un po' la fantasia, il bisogno di dialogo. Poi, a partire dall'anno prossimo, c'è un programma prossimo di fare un qualcosa del genere con la storia di Luchino Visconti. Cioè, questo non nasce e muore con Fellini, ma c'è già la proposta con il Castello di Asole di fare un discorso simile su Visconti, o come simile per dire così, ma poi magari potrà essere anche diverso, certamente i personaggi non erano gli stessi. E crea una serie di storie tra il regista, il cinema e il paese di Asole. Collabora a questa mostra perché sono uno dei soci fondatori della Galleria Belvedere, che abbiamo organizzato dietro l'idea di Gian Piero Muzzi, questa bellissima mostra celebrativa di Fellini. Perché Fellini a Casole, l'ha già spiegato Gian Piero benissimo, Casole è un paese straordinario sotto certi aspetti, dà un cuore enorme e dà una grande sensibilità all'arte ed anche al cinema. Io nel 2013 qui è stato girato un film innovativo, è stato girato tutto dai casolesi con un amico regista che voglio ricordare, Riccardo Casamonti, è un film realizzato a costo zero dove tutti hanno prestato la loro opera gratuitamente ed è venuto fuori un lungometraggio che è Il seme e il mare, che magari uno se lo vuol vedere su YouTube, è stato messo liberamente. E per arrivare a questa mostra ovviamente ci sono stati tanti altri eventi, Casole ha avuto tanti altri rapporti con registi, abbiamo grande amicizia con Fabrizio Guarducci, un regista che ha realizzato un film proprio in questi giorni, un bellissimo film basato che parla del periodo post-Covid, e lo stesso regista ci ha fatto dono proprio per questa mostra di un libro che lui ha, che è stato un dono fatto per Paolo Pasolini a Fellini, e questo è un documento originale, ve lo mostro, e questo è una chicca che abbiamo noi in questa bellissima mostra. Non so se riesce a inquadrarlo. Quindi questo dimostra che, al di là di ciò che si dice, in realtà i due registi avevano un rapporto d'amicizia molto solido. E Fellini è un personaggio particolare, rappresenta poi il cinema, la fantasia, il sogno, e qui a Casole ha suscitato un interesse e un entusiasmo nei casolesi particolare. Molti sono stati fotografati, personaggi, il macellaio, la bottegaia, sono stati messi sulle ruote che poi potremo vedere tutti insieme, ed è venuto fuori un lavoro che ha suscitato un grande entusiasmo nella popolazione.
Abbiamo avuto una grande collaborazione, stata facendo, con la Cineteca Nazionale di Roma. Stiamo aspettando il direttore del marketing Vincenzo Aronica, e questa mostra è possibile che venga circuitata anche nel loro bellissimo centro a Cinecittà. Per cui speriamo di vedere tanti visitatori. La mostra inizia da qui, dalla galleria, e prosegue in Piazza del Comune con quelle bellissime 5 ruote di 2 metri di diametro, dove sono riportate le foto, alcune foto originali del regista, dei film del regista Fellini, e altre foto dei personaggi casolesi. Anche Casolo ha ritenuto opportuno celebrare i 100 anni di Fellini e dare omaggio a questo grande artista con questa mostra. Grazie al contributo di Gian Piero Muzzi, Heinz Omace, Duccio Santini, è stata allestita questa bellissima mostra che a nostro avviso è un qualcosa di diverso dal solito. Alle mie spalle vedete foto che appartengono alla realtà di tutti i giorni, appartengono alla nostra popolazione, al nostro comune. E questo è un nostro contributo e un omaggio a Fellini. Il Centro Sperimentale di Cinematografia è felice di partecipare a questa iniziativa. Io sono onorato e porto i saluti da parte del Presidente del Centro Sperimentale, felice da Dio, essere qua oggi e per poter inaugurare questa mostra. Una mostra su Fellini che va probabilmente oltre, un pochino oltre tutte le mostre che abbiamo durante quest'anno fatto, perché non è una mostra solo fotografica e che attinge solo dall'immenso archivio della Cineteca Nazionale, ma è una mostra che, partendo dalle foto storiche, quindi partendo da Fellini, da quel patrimonio immenso che ha lasciato non solo di film ma anche di fotografie di set, sviluppa un pensiero moderno che gioca tutto poi in fondo sull'idea onirica del cinema felliniano. Per me, io mi sono innamorato subito di questo progetto quando mi hanno raccontato di ruote che girano con le fotografie e con le immagini di disegnatori e fotografie moderne che vanno a richiamare quei personaggi. Mi sono innamorato perché in fondo, per raccontare Fellini, un'idea circolare, un'idea di circo, ecco, mi viene da dire, un'idea di questo essere un po' onirici e sognatori, ecco, tutto questo in questa mostra è rappresentato. E allora anche questa volta il Centro Sperimentale Cineteca Nazionale non poteva non essere presente come sua mission in tutte le parti del mondo, possiamo dire, perché appunto circuitiamo le nostre mostre, le nostre foto in tutto il mondo, ma anche nei luoghi, nei posti, diciamo, più vicini e meno forse dal punto di vista della cinematografia conosciuti, ma proprio per questo questa mostra e questa iniziativa assume ancora più valore, e mi sia consentito di dire che lo assume ancora di più in un momento storico come questo, dove non è semplice organizzare, dove c'è una complessità anche logistica, ma il mio applauso e i miei complimenti vanno proprio a chi ha organizzato, a partire dal comune, a tutti coloro che hanno lavorato su questo progetto, agli artisti, ai fotografi che hanno fatto in modo che ci accadesse, perché è veramente quello che ci serve, cioè andare avanti e fare in modo che la cultura racconti e ci spinga sempre di più a ragionare, a conoscere e con le giuste distanze a condividere questi momenti. Tra le tante iniziative che sono state prese per celebrare il centenario della nascita di Fellini, sicuramente questa di Casolo ed Elsa ha una sua originalità, perché più che su Fellini, direi, è su ciò che è felliniano, se si vuole usare una parola solenne, sul fellinismo, cioè sugli atteggiamenti, sui modi di ricezione, sulle abitudini che fanno tutt'uno con il mondo di Fellini e che hanno fatto parlare a qualche critico di una vera e propria antropologia felliniana. In che senso? Che Fellini prendeva la materia dei suoi film fantastici dal quotidiano, dalla gente comune, dalla gente del borgo, come si sarebbe dovuto intitolare a Marcord, e li trasfigurava in qualcosa di favoloso, di favolistico. Di lui si è parlato come di un autore che si è allontanato dalla primitiva formazione neorealistica, lui si è formato con Rossellini, e piuttosto si è avviato sulla strada di un realismo magico, inaugurato proprio soprattutto
dalla strada, ma anche dai vitelloni, le cui immagini di Giampiero Muzzi, bellissime, ritroviamo in questa piazza e rivediamo con l'immaginazione l'opera di questo grande autore, che è rimasto uno degli autori più caratterizzanti e più importanti di tutto il cinema italiano, e che sopravvive con una vivacità e con una suggestione indimenticabili.